Ben ritrovati con l'informazione, apriamo il nostro giornale come sempre con la cronaca, la ripresa del tracciamento del primo giorno feriale della settimana ha fatto schizzare in alto i casi dei nuovi positivi di Covid in Veneto. Più 475 nelle ultime 24 ore, ieri erano 220, si registrano anche due vittime. Gli infetti dall'inizio dell'epidemia salgono così a 477.970, quello dei decessi a 11.817. I soggetti attualmente positivi sono 9.548 più 130. Continuano a crescere i ricoveri ospedalieri nelle aree mediche, 216 più 12 rispetto a ieri, mentre è pressoché stabile la situazione nelle terapie intensive. 30 sono quelli che sono ricoverati, meno 1 rispetto a ieri. La cronaca: una donna di nazionalità cingalese ha ucciso questa mattina due figlie, le sue due figlie di 11 e di 3 anni che con lei erano ospiti in una casa di accoglienza a Verona. Non si conoscono le ragioni del duplice delitto, mamma uccide le due figlie in una casa di accoglienza, dicevamo, e la madre si è poi allontanata dalla struttura ed è attualmente ricercata. I corpi delle bambine sono stati scoperti da un'altra ospite della casa, la comunità educativa Mamma Bambino, che ha dato l'allarme. La donna cingalese e le figlie si trovavano nella comunità in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. La struttura gestita dal comune di Verona si trova nel quartiere di Porto San Pacrazio. Poco prima delle 13 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la tangenziale nord in direzione ovest in corso 13 giugno a Padova per un incidente frontale accaduto tra un'autovettura ed un camion, deceduto l'automobilista. I pompieri arrivati con due automezzi hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalla Fiat Panda l'autista. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico del SUEM 118 ha dovuto dichiararne la morte sul posto della polizia locale per la deviazione del traffico e i rilievi del sinistro. Una recidiva di tumore giudicata inoperabile in più sedi è stata invece estirpata dall'Istituto Oncologico Veneto di Castelfranco con un intervento estremo durato 11 ore in sala operatoria che ha consentito di portare via in blocco una colata neoplastica che da sotto il diaframma si estendeva fino alla biforcazione iliaca, coinvolgendo massivamente diaframma, mezza, rene, sinistro, aorta e vena. Cava. Hanno condotto l'intervento il dottor Pierluigi Pilati, direttore della unità operativa complessa di chirurgia delle vie digestive e del Dipartimento di Chirurgia Oncologica dello IOV. Il suo collaboratore, dottor Mario Gruppo, il chirurgo vascolare Sandro Irsara e due giovani chirurghi in formazione. Così Alessio, un uomo di 50 anni, residente a San Giovanni Valdarno in provincia di Arezzo, colpito da una recidiva di carcinoma surrenalico, ha avuto la vita salva. Parliamo di nuova illuminazione in città e la nuova illuminazione arriva in quartiere Forcellini, che al momento vede accostata la vecchia illuminazione stradale vetusta in quanto ad incandescenza e sostituita da quella a LED. A parlarcene l'assessore ai lavori pubblici Andrea Michalizzi. Vediamo. Buongiorno a tutti, siamo in via Padrin, quartiere Forcellini. Oggi sono venuto a controllare l'installazione della nuova illuminazione, quindi è arrivata la nuova illuminazione anche qui in questa zona di Forcellini. Sono diverse le strade della via Padrin, via Levi Civita, via Monaco Padovano, e un tratto importante di via Forcellini. E poi via Ricci Cubastro, via Pertile, tutto questo comparto che sta in questa zona del quartiere Forcellini, via Rosmini. Questa è la nuova illuminazione, tra l'altro è ancora accostata a quella vecchia, quindi proviamo ad avvicinarci a vedere bene, non so come si vede così. Queste sono le vecchie lampade illuminazione, ormai, come dire, vetusta, dirla così, insomma, cioè, quindi con poca illuminazione e a incandescenza, e queste sono le nuove lampade invece con l'illuminazione a LED, quindi ad alta prestazione e a basso consumo, quindi in questo modo otteniamo sia una bella luce
ma anche dei risparmi per le casse del comune. Quartiere illuminato vuol dire un quartiere più accogliente, un quartiere più bello, ma anche un quartiere più sicuro. Ecco perché stiamo proseguendo con questi lavori all'interno nei quartieri, vedete, anche nelle strade molto, molto residenziali. E proviamo a uscire perché poi si vede la via Forcellini, che è più riconoscibile anche per chi non abita in questa zona. E stiamo ancora lavorando comunque, perché nel frattempo andiamo. E le prossime settimane verranno a togliere le lampade vecchie, e poi tra un mesetto circa, tempo di assestamento, verrà anche fatto ripristino, verranno fatti i ripristini stradali per andare a riparare le zone in cui si è lavorato, e quindi poi oltre all'illuminazione nuova anche la sistemazione della strada, che è molto importante. Ecco, e qui usciamo in strada e siamo sulla via Forcellini, qua è più riconoscibile, anche qui la nuova illuminazione. Qui stanno già iniziando a sostituire la vecchia, e quindi anche tutti i fili che passano al di sopra, che sostenevano la vecchia illuminazione, verranno tolti, quindi anche un intervento di pulizia. Ecco, continueremo quindi in questo lavoro di illuminazione nei quartieri. Qui abbiamo speso circa 80.000 euro per questo lavoro di ripristino, presto altri interventi anche in altre zone per quartieri con come dire, una migliore illuminazione, quindi più gradevoli, quartieri più sicuri. È importante continuare a prendersi cura delle nostre periferie, dei nostri quartieri. È lì che ci giochiamo la qualità della vita della nostra città. Appuntamento con la 37esima edizione della Fiera di Padova dal 30 ottobre al 1 novembre. Tanta voglia di leggerezza e distrazione. Con questo spirito ritorna alla Fiera di Padova. Tutti in fiera, l'evento dedicato al tempo libero nelle diverse eccezioni. Manifestazione fieristica che la Regione del Veneto ha da poco promosso a evento di rilevanza nazionale. 3 giorni di prodotti utili e curiosi, nonché spettacoli in 7 padiglioni zeppi di proposte per un svago divertente e gioioso. Significano un grande ritorno dopo che c'è stata la pausa pandemica del 2020, da sabato 30 ottobre a lunedì 1 novembre, ma soprattutto segnano la riconferma del numero di espositori pre-Covid. Tra le novità della 37esima edizione, oltre alla presenza di tanti espositori che per la prima volta si affacciano alla manifestazione, c'è l'affidamento della gestione dell'evento ad una segreteria organizzativa per la prima volta esterna alla Fiera di Padova. Si tratta della società padovana NEF Nord-Est Fair, che da anni organizza prestigiose fiere d'arte e di antiquariato tra Genova, Modena, Padova, Parma, Vicenza, Bari e Forlì, e che da sempre all'interno di tutti in fiera gestisce la sezione Portobello Vintage Market. E nei giorni di fiera, dalle 8.30 alle 12.30, sarà attivo anche un punto tamponi rapidi davanti al padiglione 2 lungo via Nicolò Tomaseo, con un medico e 3 infermieri. In 7 padiglioni si racconteranno alcune delle passioni del nostro tempo attraverso prodotti e iniziative, eventi musicali, culturali e sportivi che andranno ad arricchire un'offerta espositiva densa di suggestioni e di novità provenienti da aziende di tutta Italia e prodotti da tutto il mondo. Con la realizzazione del nuovo parcheggio posto davanti alle poste in via Montale e Parco della Repubblica, Cadoneghe avvia a tutti gli effetti il piano Ex Grosoli, ambizioso piano di riqualificazione urbana in collaborazione con il gruppo Ali. Questo intervento, dal costo di 54.000 euro, ha così messo a disposizione 21 posti di parcheggio libero, con la peculiarità di avere anche un selciato ad alto drenaggio e con l'installazione di alcuni alberi. Non solo, ma il rifacimento dell'area ha contribuito anche ad eliminare le barriere architettoniche precedenti. Il piano Grosoli prevede inoltre il recupero dell'ex area
la più importante area di recupero in provincia di Padova, con i suoi 93.000 metri quadrati e un parco di altri 16.000 metri quadrati e 500 nuovi alberi piantati. La realizzazione di una nuova pista ciclabile per collegare via Marconi con via Guido Franco, 400 nuovi posti auto ad uso pubblico, l'allargamento di via Augusta. Vediamo. Sindaco Schiasaro, si inaugura un parcheggio, ma non è un parcheggio casuale. Non è un parcheggio qualunque, oggi è una bella giornata di sole, sono anche qui con Ali Supermercati. È un parcheggio, il primo parcheggio interamente drenante ed ecosostenibile, a zero impatto ambientale sul nostro territorio, sul territorio di Cadoneghe. È sotto i miei piedi asfalto 100% drenante che permetterà alle acque piovane di drenare proprio così rapidamente senza creare quelle acque stagnanti che siamo soliti vedere nei normali parcheggi. Un tassello ancora in più per un modo di vivere a Cadoneghe sempre più vicino alla situazione verde, green. Proprio così, accentrato a pieno, la politica dell'amministrazione va verso una riqualificazione, una rigenerazione urbana, un zero impatto ambientale, l'ecosostenibilità. Puntiamo molto sul verde, che è la tendenza che sarà dei prossimi sicuramente 10 anni, no? Quella di aumentare il verde, la rigenerazione urbana, ridurre l'impatto ambientale e creare superfici drenanti. Cadoneghe anticipa i tempi, questo è il primo elemento, è il primo esempio di un parcheggio interamente al 100% drenante. Io sono molto orgoglioso di questa piccola ma molto importante opera che ricordiamo è propedeutica a quella a Grosoli. Torniamo proprio a Grosoli, all'ex area Grosoli, un'area dismessa, un'area che da oltre 10 anni non è un bel biglietto da visita per Cadoneghe. Finalmente i tempi quali saranno per cominciare a vedere i cantieri? Allora, ha detto molto bene, sono tanti anni, anche se posso dire molti di più, perché ero piccolo quando giravo in bicicletta e vedevo i casermoni di amianto con l'inceneritore in quell'area. Oggi tutto questo è un ricordo e ha segnato anche la storia delle attività, delle famiglie del nostro territorio. E noi oggi siamo ormai allo start perché stiamo chiudendo le parti burocratiche, Ali ha già presentato il piano, lo stiamo vedendo con i nostri tecnici, le ultime rifiniture, le panchine, le aree verdi, le aree sportive, i lampioni, quindi veramente stiamo andando veramente di cesello sull'area, direi che a primavera, se tutto va come sta andando adesso, insomma inizieranno i cantieri. Comunque ricordiamoci che questo è propedeutico, come anche altre opere, penso all'allargamento di Augusta, sono tutte opere preliminari per poter iniziare Grosoli. Dottor Canella, insomma, si comincia con questo intervento per iniziare poi i grandi lavori, che quando cominceranno? Cominceranno, spero, a breve, molto breve. Oggi stiamo ancora facendo la parte burocratica che ha bisogno dei suoi tempi, poi appena sarà finita, si presume per l'inizio dell'anno prossimo, cominceranno i lavori verso Grosoli. Questo in realtà è già il terzo nostro impegno che stiamo già portando avanti, ovviamente per il discorso della Grosoli, e dopo aver dato una parte economica, aver piantato 100 alberi nel parco qua di Cadoneghe, oggi abbiamo realizzato questo parcheggio con cemento drenante, griglia, con gli alberi di alto fusto, con sistemazione anche per i disabili, che è il nostro terzo impegno che avevamo preso e che abbiamo realizzato. E questo comincerà in pratica con questo stile, immagino, quello che potrebbe essere il progetto futuro, no? Meglio, meglio. Il progetto futuro sarà sicuramente un progetto di qualità, questo è in dubbio, un progetto di qualità dove daremo tanto risalto alla sostenibilità, quindi soprattutto alla sostenibilità ambientale, ma che si fa anche col cemento drenante e la sostenibilità ambientale, quindi utilizzeremo una serie di materiali che aiuteranno il territorio ad essere sempre migliore. Un progetto che era iniziato 10 anni fa. Di più, nel 2000 è iniziato, è un progetto purtroppo andato un po' per le lunghe, però siamo fiduciosi di cominciare i lavori l'anno prossimo e quindi di riuscire a far vedere qualcosa, anzi a far usare qualcosa ai cittadini di Cadoneghe già dopo 15 mesi, 18 mesi fondamentalmente. Cadoneghe si rivela un potenziale anche per la vostra azienda? Cadoneghe è stato già nel 2000 un potenziale per la nostra azienda. Le cose sono cambiate e quindi è cambiato anche il progetto, ovviamente nell'arco dei 20 anni il progetto è cambiato almeno un paio di volte, ma è stato cambiato perché per adeguarsi al mercato che è cambiato in 20 anni. Quindi diciamo che quello che faremo a Cadoneghe sarà un progetto nuovo,
innovativo, non una struttura commerciale basta, come poteva essere una volta i vecchi centri commerciali, ma una struttura da vivere, che quindi possa essere vissuta dai cittadini, non solo per fare la spesa, ma anche per socializzare fondamentalmente. La vostra azienda è un'azienda che guarda molto al sociale, l'abbiamo visto ieri, ora ritorna di nuovo in campo, insomma non finisce mai. No, è un impegno che ci siamo presi 50 anni fa, di migliorare la vita alle persone, e lo facciamo ovviamente cercando di migliorare la vita dei nostri clienti, dei cittadini, dei nostri collaboratori, e ovviamente bisogna lavorare sul territorio, cercare di dare un aiuto al territorio ad essere sempre migliore per poter vivere meglio. Un milione di euro sono stati stanziati quest'oggi dalla Università di Padova per venire incontro ai studenti universitari in cerca di alloggi, vista la carenza che quest'anno hanno incontrato nella nostra città, un problema reale che coinvolge gran parte degli studenti, circa 65.000 che vengono a Padova per studiare e frequentare la nostra università. Questa mattina un incontro con la stampa e il neomagnifico rettore, nonché il sindaco di Padova, Sergio Giordani, per illustrare le iniziative prese. Vediamo. L'Università ha appena deliberato in Consiglio di Amministrazione lo stanziamento di 1 milione di euro a favore degli studenti, gli studenti che quindi in questo momento stanno vivendo in albergo nei bed and breakfast. A fronte quindi di pezze giustificative stanzierà a testa, per un totale di 1 milione, però un 500 euro a testa per ogni studente, per aiutarlo a sostenere queste spese. Si parla di emergenza perché c'è un'emergenza nell'emergenza che riguarda soprattutto gli studenti internazionali, quindi partiremo proprio da loro, perché lo studente internazionale logicamente non può tornare nel proprio paese, ma soprattutto ha la necessità poi di trovare un posto per avere una residenza per il rilascio del permesso di soggiorno. Sì, le matricolazioni sono decisamente in crescita, ad oggi abbiamo già più di 22.000 studenti, per cui abbiamo già superato la cifra del totale delle matricolazioni dello scorso anno, e tenete conto che noi finiamo di matricolare a fine gennaio, per cui saranno sicuramente di più. E sono aumentati moltissimo gli studenti internazionali matricolati. A stamattina avevamo 2.272 studenti internazionali, quindi stranieri immatricolati, a fronte anche di 3.000 domande di prematricolazione, per cui anche questi sono destinati a crescere. Il fatto che stiano arrivando così tanti studenti, quindi anche esteri dall'estero, crea un problema per quanto riguarda gli alloggi. Cioè la città di Padova quest'anno fa fatica ad accogliere tutti i nostri studenti, ed è per quello che insieme noi abbiamo deciso come università di mettere in atto una misura per rispondere ad un'emergenza, e l'abbiamo fatto anche con il Comune di Padova, quindi con il sindaco Sergio Giordani. Grande ritorno a Treviso dal 6 novembre al 4 dicembre, 4 appuntamenti con i migliori gruppi vocali nazionali per la 17ª edizione della Kermesse Unica con il meglio della musica vocale italiana, viva voce a Cappella Festival. Dopo il grande successo riscosso dai live online del 2020, calcherà di nuovo i palcoscenici del capoluogo trevigiano, 4 performance in presenza alla BHR Hotel e al Sant'Artemio. Per dare forma e espressione a stili sonori diversi, promuovere i migliori talenti italiani e guardare con speranza al futuro. Viva Voce Festival è pronto a incantare di nuovo dal vivo il pubblico di appassionati, e non solo sulle note di un energico rilancio a sole voci tricolori. A riveder le stelle, una mostra d'arte contemporanea che l'assessorato alla cultura del Comune di Padova organizza dal 30 ottobre al 30 gennaio 2022 al Museo Eremitani di Padova, realizzata in occasione del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri e curata da Barbara Codogno, esposizione che dialogherà idealmente anche con gli affreschi del Giotto, celebrando l'inserimento di Padova Urbs Picta nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Massimo punto di raccordo tra i due autori medievali sono le stelle di Giotto, ormai icona della Cappella degli Scrovegni, che ne sigillano la splendida volta, e quelle infuocate da Dante nell'ultimo verso dell'Inferno, quando con Virgilio, dopo aver superato le tenebre, il poeta contempla il cielo stellato, presagio del nuovo cammino di luce e di speranza. L'esposizione sarà inaugurata venerdì 29 ottobre alle ore 17.30 in sala Romanino. Domani 27 ottobre ci sarà alle 18.30 la seconda tappa della
17ª edizione di Essere a Tempo, il festival che unisce musica e scienze umane presso la Sala dei Giganti, con ospiti il professor Adone Brandalise e i musicisti Simone Rugani e Daniele Sabatini. L'evento, organizzato dal gruppo di scienze umane di studenti per UDU Padova, è un ciclo di conferenze e concerti con lo scopo di introdurci nel mondo della musica classica sotto un punto di vista contemporaneo, affiancando un genere classico con altre forme di espressione artistica. Parliamo di sport. La nazionale rugby nel mese di novembre avrà un calendario di incontri match molto intenso, a partire da Madrid contro la Spagna, per poi approdare in Italia a Roma il 6 novembre, quindi contro la Nuova Zelanda, il 13 novembre a Treviso contro l'Argentina e il 14 invece a Padova contro l'Uruguay e quindi il 20 novembre a Parma sempre contro l'Uruguay. Questa mattina la presentazione alla stampa dell'impegno a Padova della nazionale. Vediamo. Ma sì, Padova è sempre stata ospitale nei confronti del rugby, è un po' la patria del rugby, insomma abbiamo delle realtà meravigliose, Petrarca, Valsugana, Valsu Girls, abbiamo il CUS Padova, insomma ci sono delle realtà veramente importanti che hanno fatto la storia anche del nostro rugby, quindi c'è anche un feeling con la nazionale, abbiamo organizzato tanti test match e il pubblico ha sempre risposto in maniera incredibile. Quest'anno il test match non l'abbiamo potuto fare a Leoganeo perché ci sono i lavori di ristrutturazione allo stadio, quindi ospitiamo questa partita al plebiscito che è un gioiellino nel suo, chiaramente non paragonabile a Leoganeo, ma è come struttura per ospitare questo tipo di manifestazioni e noi siamo felici di poter fare questo passaggio intermedio per poi l'obiettivo di tornare ai test match a Leoganeo il prossimo anno. Bene, è tutto per questa nostra edizione del giornale, grazie per averci seguito e vi ricordo come sempre la nostra pagina, il nostro sito www.caffetv24.it.